Buongiorno, buonasera ragazzi, bentornati su un nuovo video. Oggi siamo su un Kai Star Rail per fare un overview di questo nuovo gioco lanciato da Mio. Come si chiama Dario? E Ciao ragazzi. la Ciao. fortuna vuole che, anche se aveva detto il contrario, si sta giocando più di me, Dario, e forse più di Paolo. Però, pare idea già così. Il gioco di per sé, facciamo ovviamente solo una cosa generale, al momento, poi se vi piace il gioco e se qualcuno lo inizia, lo porteremo, tanto appunto, quale Dario stanno giocando di più, io ho un attimo un periodo così, quindi appena finisco mi ci rimetto sotto, perché devo dire, è molto comodo, perché? Perché si può giocare su qualsiasi dispositivo, che sia telefono, tablet, PC. Sui tablet ha qualche problemino di ottimizzazione il touchpad, ma da quello che ho visto hanno già segnalato e hanno già detto che faranno una patch, quindi evidentemente forse lo schermo che non è propriamente con una risoluzione fatta bene, non lo so. Per PC va molto molto bene, per telefono va di Cristo, mi diceva Pala. Sì, non ve lo fonde come Genshin. Quindi Ah, su quindi questo molto buono, per questo partire una patch. gioco non si può fare altro che parlare dei suoi gemelli barra fratelli e sorelle. L'ambientazione è un universo parallelo, immagino, a Genshin e a Honkai Impact, quindi vedrete tante facce familiari che sono simili ma diverse. E in realtà questo gioco si può riassumere in modo molto semplice. I sistemi di Genshin Impact e il combat di Octopath Traveler. Possiamo chiudere il video? Eh no, O scusate. per chi è un po' più Final Fantasy X-2 era uguale, identico proprio. Il 10-2? Ma non so quanti hanno giocato al 10-2. 10-2, attenzione. Era quello con protagonista Yuna, al posto Idol. di Tidus, sì, esatto, con le idol. Ed aveva esattamente lo stesso sistema di gioco di questo qui. Sì, in pratica è basato sul fatto che ogni nemico ha, magari se vai a cercare qualcosa da combattere, lo vediamo, ma ogni nemico ha delle vulnerabilità. Rispetto a Octopath Traveler ci sono solo quelle elementari, non ci sono quelle delle armi. Però sono sette, sono di più rispetto sempre a quello che ha citato Pala. Voi dovete colpire l'avversario con questi tipi di vulnerabilità per rompergli uno scudo e a un certo punto, in un certo senso, stunnarlo e infliggere dei debuff che dipendono dal tipo di vulnerabilità con cui infliggete il colpo di grazia, diciamo, allo scudo. Tipo se lo fate con un attacco fisico, che è quello del protagonista, del primo personaggio che vi danno, sarà un sanguinamento. Se sarà con un personaggio fuoco, sarà una bruciatura, eccetera. Vedete Sono che qui le cose. ci sono quelli sono gli elementi, e poi ci sono i path, che sono i percorsi, che sono, diciamo, un po' le classi, se dovessimo parlare di un gioco di ruolo, grosso modo. Sono i buffer, i debuffer, i DPS AOE, DPS single target, degli incroci tra DPS e tank, i tank che poi non sono propriamente dei tank, perché i preservation sono più che altro dei personaggi che scalano sulla difesa, però non sono necessariamente il classico guerrierone con l'armatura, perché possono anche essere dei Lei, maghi che sono esatto, lei. cioè, tra parentesi, teniamo la fantasia di questo gioco, si chiama 7 di marzo. In realtà si chiama Amber di Ghiaccio, quindi però andiamo avanti. Comunque ragazzi, se vedete la registrazione scattare un po', purtroppo l'ottimizzazione per PC, soprattutto per quanto riguarda il formato risoluzione, per me che ho uno schermo 4K 16 noni, crea molti problemi, quindi la Ma è più prossima che altro volta cerchiamo di farlo problemi di uscire. cattura, non Sì, è di problemi. cattura. Il problema è il programma di registrazione che perde qualche FPS perché probabilmente il percorso. Vabbè, tecnicismi. Comunque, il gameplay ve lo provo a far vedere, ma penso scatterà come la merda. Però vabbè, Ah, per vediamo. quello stavi Sì, fermo. sto cercando di per quello di muovermi e fare così perché appena vedo che si muove, vedo tutto scattare, inclusa la webcam, per quello mi fa capire che è un problema di ottimizzazione dell'applicazione, Vabbè, è probabilmente. un gioco a turni dinamico. Noi abbiamo ultimamente provato Epic 7, sotto certi punti di vista gli assomiglia molto da quel lato. Ah, ecco, mamma come lagga, vabbè. Approfitto, questo è il più grande schifo di questo gioco. Non potete skippare i dialoghi. Quindi per chi vuole un gioco dove riceve poco tempo, dice, vabbè, ma c'è una pausa d'aggio qua, questo... No,
che è il motivo per cui non riesco ad andare avanti, perché o hai 4 ore per finire la storia o rientri piccolo angelo. Adesso tu stai facendo vedere una versione che già in parte li skippa, perché se non è la quest principale almeno cliccando lo taglia, invece nella quest principale neanche quello funziona, devi proprio sentirtelo tutto parola per parola. No, è veramente un incubo senza senso, che era stato già ai tempi di Genshin, si occupia di già le peggio lamentele, Faceremo il prima possibile. Sì, peccato che sono 3 anni che avete sto problema e non lo fate, quindi siete dei pagliacci. Lo fanno per allungare il brodo. Lo so, ma non è che interessa a qualcuno. Cioè. Come dire, è come in Genshin, una volta che fai la storia c'è solo dungeon, c'è solo farming, sì. Non c'è più sta roba. Però magari c'è a chi piace uno dei... No, ma infatti io non dico che non andava messo, dico dai la possibilità di scelta. Sì. Non me ne frega un cazzo a me, tipo comunque qui avete l'automatico. Invece di fare come vogliono loro. Comunque, il character design è molto figo, come era in Genshin, forse anche più carino. Posso dire che però è tutto un poligono, cioè ve lo zoomo, è tutto un poligono. Cioè, non è fatto bene. È un gioco per cellulari. No, perché su cellulari si vede meglio. Non è una battuta, su cellulari si vede meglio, un tablet almeno. Lì dietro c'è una cassa da aprire, tra l'altro. Il problema che incorre in questo gioco comunque è solo iniziale, perché per quanto mi riguarda il gameplay e anche i mini enigmi, tutte le cose sono perfetti per un gioco, soprattutto per telefoni ma anche per PC, perché anzi se ne sentiva la mancanza, se devo dire la verità, di giochi così, che tipo appunto io l'ultimo che ricordo che ho potuto giocare decentemente era 10-2. Per chi ovviamente non parla di giochi tipo, come si chiama, quello che piace tanto a Dario, Baldur's Gate, cose così, che ovviamente sono diversi come tante cose. Per fare una battle prima di cercare tutte le cose, dove cazzo vado? Dario? Non puoi usare l'energia. Andare a fare una di quelle con l'energia. No, posso. A sapere dove stanno, però. Apri la mappa. Ah, basta che usi l'icona quella in alto a destra, quella col quadratino col punto esclamativo. Qui ci sono tutti i dungeon listati nel... Cioè... Qui? Ah? Sì. No, secondo. Vabbè, questo qua è la modalità roguelike. È uguale. Insomma. Vabbè, il combat lo vedi. Sì. Questa è una modalità molto carina. A parte ora ti fa lo spiegone perché non c'eri mai entrato, però no, in realtà l'ho fatto già un po' di volte. Sì, solo che... Sei fatto una volta perché 700 sono i punti iniziali. No, ho fatto 2 volte in realtà sta roba. Ah no, è vero, sì, 700 perché l'hai fatta di oggi, probabilmente l'avevi fatta ieri un'altra volta. Non so. No, mando uno, no, non l'avevi fatta l'altra volta. Devi sceglierti il team, 4 personaggi, in cerca d'autore. Comunque qual è il vero sistema carino del gioco? Proprio quello che ha detto ora Dario, farsi il team. Perché ovviamente in base ai personaggi che avrete, ma soprattutto in base a come volete impostare il team, dovrete fare delle scelte. Ma lasciate perdere questa modalità che c'ha anche i blessing, non è questo che vi interessa. Ma è una delle più fighe del gioco. Sì, concordo con Pala, è molto figa, molto interessante, soprattutto dà profondità al gioco. Perché è veramente molto interessante a livello di profondità, perché il dubbio grosso era che fosse un po' come Genshin, che il motivo per cui molti hanno lasciato Genshin è che dopo una certa vi rompete i coglioni, fa sempre la stessa cosa. Questo offre abbastanza alternative, vedete, i personaggi hanno 2 skill più un ultimate, ovviamente pure qui c'è la speed, si basa sulla velocità dei personaggi di base, poi vabbè, le varie statistiche. Per esempio lui è il single target che diceva Dario, che io odio a morte ma tocca giocarlo, soprattutto se avete determinati personaggi. Combat system, come vedete, è semplicemente questo. Date il comando, date l'input, è a turni molto tranquillo, con animazioni buone. È l'1x di velocità, si può mettere in 2x. Dopo un sì, po'. Solo che ho paura che laghi il triplo, quindi ho evitato per quello. Comunque sì, c'ha il 2x, c'ha l'automatico, ma mi hanno detto che non funziona granché bene, però... No, ovviamente l'automatico ti permette di battere boss che relativamente facili, se sei un po' in difficoltà non riesci a tirarti fuori da roba dove quello sei. Quello è abbastanza normale, quello è abbastanza normale. Però il fatto è che all'inizio parte abbastanza difficile, non voglio dire che sia l'impresa più difficile del mondo, però...
inizialmente i combat non sono veramente banali come uno potrebbe aspettarsi dalle prime due faccio ore vedere l'ultimate come sono fatte, seleziona il personaggio, questo è un filmato di una ultimate. La ultimate c'ha la caratteristica che puoi farla fuori turno, cioè appena tu premi sulla ultimate tocca quel personaggio lì fuori dalla sua, dal suo ordine di iniziativa. È una cosa molto forte che puoi usare in vari modi. Molto questa forte è la... questa per esempio è la skill, è vero, è bella forte. Questa per esempio è una skill invece difensiva, vedete, mettete un buff, mettete uno scudo sopra il personaggio, quando viene attaccato c'è il contrattacco di 7 di marzo. Questo è... allora, i tre personaggi, a parte l'uno, cioè lui, faccio vedere la sua ultimate che è fighissima, a parte lui sono tutti i personaggi che vedo all'inizio del gioco, quindi devo dire come Genshin, sia i personaggi iniziali che i 4 stelle... che tutto quello che vi dà modo di raggiungere in maniera molto tranquilla all'inizio basta, ne avanzano per fare le cose iniziali, non crea alcun tipo di problema. In più vi danno un 5 stelle garantito, lo regalano loro. Io ho trovato lui, che è lo stesso di Dario, poi l'ha trovato secondo me la più bella di tutte, non so se posso farvela vedere da qui, no, da qua no, perché sono dentro, sì. A meno che esci dal no, tanto sta lagando come la merda, quindi andrei in conclusione. Vedete, ah, purtroppo, ripeto, l'ottimizzazione per computer è buona, l'audio pure, è tutto fatto molto bene questo gioco, ma ha un po' gli stessi problemi che aveva all'inizio Genshin, cosa tranquillissima e giusta anche, quindi verranno risolti nel breve, anche perché l'hanno già scritto. Di conseguenza, per chi vuole iniziarlo, iniziatelo il prima possibile. In un prossimo video, se sarà necessario, vi parleremo di come è fatto il sistema monetario, perché tanto so che interessa a molti quello, ma per fortuna, almeno per adesso, è identico a Genshin, quindi preciso, è ottimo. Preciso. Sì, sì, quindi è ottimo. Nel bene e nel male, inclusi i rate dei gacha. Vabbè, ma quello sinceramente continuo a pensare che sia abbastanza buona come cosa. Lo shop non vi aiuterà più di tanto, vi dà più cose ovviamente, vi velocizza, quindi è... secondo me il miglior modo per mettere qualcosa a soldi. No, non è esattamente così. Il problema, cioè la cosa è che se volete vedere delle grosse, delle differenze importanti, dovete buttarci dentro tanto. Sì, ma quello nemmeno veramente tanto. Sì, appunto, cioè si parla di cifre che al momento soprattutto non hanno senso, perché non si sa nemmeno il prossimo mese cosa porterà, non ha senso, però è vero, c'è chi l'ha fatto, quindi... chi lo vuole provare? No, provi. È la stessa cosa che era successa su Genshin. Per, sì, sì, per riuscire a fare personaggio con l'arma maxata, personaggio maxato, eccetera, sono tanti, tanti soldi. Poi sì, la differenza, per carità, non è che non si può dire che non si veda. Il fatto è che non serve. Cioè, quello... se vi avanza un millino, potete maxare un personaggio. Potete donarlo a noi. Anche. Quello sarebbe preferibile, effettivamente. A me non dispiace. Io vi dico, per me il gioco è altamente promosso, non so quanti possano trovare interessante all'inizio, questo perché vi ripeto, il problema è quello, è l'inizio. Una volta superata quella parte, secondo me il gioco è molto molto valido. Il combat system, per chi ha vissuto quei giochi, ama quei giochi, è il migliore forse uscito nell'ultimo periodo, in questo senso, perché almeno è a turni, i personaggi sono carini, una buona varietà, perché potete usare anche i supporti, quindi non dovete preoccuparvi per forza di avere voi tutto quanto. Devo dire, mi sembra un ottimo gioco, quindi non avevo troppi dubbi, però devo dire, abbastanza carino. Vedremo in futuro come si evolverà, fateci sapere se volete che portiamo altri video, tanto qui ci sono due farmer coreani e un povero ragazzo abbandonato. Sì, sì, che si fa i fatti suoi. Sì, in effetti il livello account ve l'ho visto, miserello. Sono a 16, noi siamo sopra il 30. Lo so, ma ripeto, io 4 ore da buttarci di fila all'inizio, ce l'ho avuta, sta storia del merda, lo volevo moddare, tanto mi ha fatto girare le palle, non c'ha senso. Comunque no, in realtà è anche giusto che un gioco faccia vedere un minimo i propri sforzi nella storia, poi però se beccato gli insulti lo toglieranno, come giusto che sia, però... Io vi ringrazio per aver visto questo video, fateci sapere cosa ne pensate. Questa sera non c'è live, ricordo, e invece ci sarà giovedì, però su altri giochi che non mi interessano. Bye bye ragazzi! Ciao! Ciao.